A tutti voi buonasera dal TG Max. In apertura c'è la cronaca. Ha tentato di violentare una donna mentre camminava in una strada all'Aquila, in manette, un 47enne di origini campane. Aggredita e palpata nelle sue parti più intime, è accaduto ieri sera ad una giovane universitaria in via dei Fedri, strada molto stretta che collega il viale della Croce Rossa con viale Aldo Moro, una scalinata con a destra e a sinistra l'ingresso ad alcune palazzine. L'aggressore, SP del 63, un muratore italiano residente nella zona, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. I fatti sono accaduti intorno alle 21 di ieri sera. La giovane vittima stava percorrendo via dei Fedri, strada utilizzata per entrare a casa, e contemporaneamente stava parlando al telefono con il suo fidanzato. In quel momento, da un angolo nascosto, è spuntato fuori l'uomo che l'ha presa alle spalle, abbracciandola e iniziando a palparla. Solo la prontissima reazione della giovane, che nel frattempo aveva iniziato ad urlare, ha scongiurato il peggio. Le sue urla, infatti, sono state udite dal suo fidanzato all'altro capo del telefono prima che la comunicazione cadesse. A quel punto, infatti, il ragazzo ha avvisato la polizia, che si è portata sul posto in pochissimi minuti. Nel frattempo, la ragazza, che si era buttata a terra, è riuscita a mettere in fuga il muratore, sferrando dei calci ben piazzati. All'arrivo della polizia, la giovane era evidentemente sotto shock e solo dopo alcuni minuti è riuscita a parlare con gli agenti, descrivendo il suo aggressore. Immediate le ricerche in zona dell'uomo. La giovane, che era stata presa in carico dagli agenti della squadra mobile per essere riaccompagnata a casa, mentre percorreva viale della Croce Rossa, ha avvistato una pattuglia che stava eseguendo un controllo su una persona che corrispondeva alla descrizione fornita. Immediata la segnalazione della giovane, che ha confermato agli agenti che il suo aggressore era proprio lui. Per l'uomo sono scattate le manette e si sono aperte le porte della casa circondariale delle Costarelle, in attesa dell'udienza di convalida che ancora non è stata fissata. L'aggressore, per la gravità del reato contestato, sarà giudicato da un collegio di giudici. Sì, ieri appunto come lei ha detto, intorno alle 9 una giovane ragazza stava rincasando e percorreva via dei Fedri. Come sapete, via dei Fedri a un tratto diventa una scalinata. Questa ragazza è arrivata a ridosso della scalinata e era al telefono con il suo fidanzato. Sarebbe stata presa da dietro, da uno sconosciuto che l'ha abbracciata all'altezza della pancia, l'ha tirata a sé, ha portato una mano nelle sue parti intime. La ragazza ha reagito in maniera estremamente coraggiosa, estremamente pronta, ha iniziato ad urlare, si è divincolata, si è buttata a terra, ha iniziato a scalciare all'indirizzo del suo aggressore, che intanto cercava comunque di opporre resistenza alla stessa resistenza della ragazza. A quel punto si è allontanato, perché la ragazza ha iniziato a gridare aiuto, si è allontanato e la ragazza si è allontanata nella direzione opposta. Furti in appartamenti e in capannoni industriali, la Polstrada di Lanciano ha arrestato 5 romeni. Fanno parte di un'organizzazione ramificata dedita, con cadenza quasi giornaliera, al furto in appartamenti o di cavi di rame provenienti da impianti elettrici o fotovoltaici. 5 romeni arrestati dalla stradale di Lanciano Vastecchieti dopo un lungo inseguimento lungo la A14. I 5, tutti pluripregiudicati, erano a bordo di un'auto e di un furgone nel territorio del comune di Rocca San Giovanni quando sono stati bloccati dalle volanti della Polstrada. Poco prima avevano rubato in 2 aziende di San Salvo. Alla CTE hanno tranciato ha asportato 200 kg di cavi di rame dopo aver devastato l'impianto fotovoltaico. Alla Gemmir hanno invece portato via scatole di derrate alimentari e prodotti per la pulizia. La refurtiva è stata totalmente recuperata, sequestrati anche numerosi attrezzi da scasso. Le manette sono scattate per Valentin Goldura, 33 anni, e Florin Corbu, 32, domiciliati a Chieti, Costi Kayanku, 33 anni, e Kostel Ene, 24, residente a Pescara, e Jon Stefan, 31 anni, in Italia senza fissa dimora. In mattina al Tribunale di Lanciano il GIP ha convalidato gli arresti e confermato la custodia in carcere. Con loro salgono a 15 in un mese gli arresti della stradale di romeni appartenenti ad organizzazioni dedite a furti in capannoni industriali.
Rientrando in casa a Pescara, due coniugi hanno trovato due ladri in azione. Ne è nata una colluttazione nel corso della quale un ladro è riuscito a fuggire, l'altro è stato invece bloccato. Si tratta di un pescarese di 23 anni che dovrà rispondere di rapina impropria. Quando le vittime ieri sera sono tornate a casa, uno dei due ladri ha spintonato il proprietario dell'appartamento per assicurarsi la fuga, facendolo cadere a terra e provocandogli lievi escoriazioni. Poi i ladri si sono allontanati lasciando nell'abitazione due borsoni dove avevano raccolto una parte della refurtiva. I poliziotti, arrivati subito dopo, sono riusciti a bloccare uno dei due in via Lago di Capestrano. Vertenza Mario Negri Sud, firmata la cassa integrazione in deroga per febbraio e marzo per 51 lavoratori. La firma è giunta al termine di un lungo incontro in provincia. È stato firmato l'accordo per la cassa integrazione in deroga relativa ai mesi di febbraio e marzo per 51 lavoratori della Fondazione Mario Negri Sud di Santa Maria in Baro. La firma di sindacati e fondazione è giunta al termine di un lungo incontro presieduto dall'assessore al lavoro della provincia di Chieti, Paolo Sisti. La cassa integrazione in deroga interesserà 51 lavoratori, di cui 43 con riduzione di orario al 50% e 8 con sospensione a 0 ore. All'incontro ha partecipato una nutrita rappresentanza dei dipendenti del prestigioso centro ricerche biomediche e farmacologiche, di cui la provincia di Chieti è socio paritario al 33% con Regione Abruzzo e Istituto Mario Negri di Milano, presieduto dal professor Silvio Garattini. Il direttore amministrativo della fondazione, Tommaso Pagliani, spiega il piano di rilancio. Il futuro della nostra fondazione è sicuramente nei nostri auspici lungo. Non abbiamo nessuna intenzione di fermarci, di fermare le attività, ma ripartire anzi dai punti di forza che sono le ricerche, i progetti che sono attivi in questo momento, tutti quelli che sono stati presentati. Certo è che dovendo mantenersi questa situazione di scarsità, carenza di liquidità, quindi sofferenza economica, siamo costretti a ridurre i costi. I costi, purtroppo, la voce principale dei costi è quella del personale, per cui speriamo che il Consiglio di amministrazione spera che vengano accolte le istanze, quindi con una concessione della cassa integrazione in deroga in modo importante. Laddove questo non fosse raggiunto, siamo costretti ad aprire la procedura di mobilità per un certo numero di dipendenti. I ricercatori di base manifestano la loro profonda preoccupazione per i tagli paventati, che sono comunque dietro l'angolo. Antonio Piccoli. Noi chiederemmo un impegno alla politica più che un appoggio dell'istituto, perché l'istituto più o meno fa quello che può fare. Ma ci manca un appoggio politico, dai soci che fanno parte del consorzio, tra l'altro, quindi con provincia e regione. Al termine dell'incontro, l'assessore provinciale al lavoro Sisti ha invitato le parti ad approfondire nei prossimi giorni il piano di rilancio approvato dal CDA della Fondazione Mario Negri Sud lo scorso 24 febbraio. L'auspicio è riuscire ad apportare contributi migliorativi utili ad implementare le attività di ricerca e a preservare il più possibile i livelli occupazionali. Nuove regole a Chieti per l'assegnazione di alloggi destinati all'emergenza abitativa. Arrivano nuove regole a Chieti per l'assegnazione degli alloggi destinati all'emergenza abitativa. La Giunta Comunale ha approvato il nuovo regolamento relativo alla riserva, nei limiti del 30%, di alloggi da assegnare fuori graduatoria. I nuovi criteri sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Umberto Di Primio e dal nuovo assessore alle politiche per la casa, Dario Marrocco. Da oggi ci sono regole chiare e trasparenti che offrono garanzie uguali per tutti, ha dichiarato il sindaco. Rimane tuttavia il problema della grave carenza di alloggi comunali rispetto ad una domanda sempre più crescente in un momento di grave crisi economica. Di questo problema, ha aggiunto il sindaco, dovranno farsi carico regione e aziende territoriali di edilizia residenziale, in modo da consentire ai comuni di poter dare risposte alle necessità dei propri cittadini. Il nuovo regolamento indica parametri oggettivi per arrivare all'individuazione della graduatoria degli aventi diritto.
L'obiettivo dichiarato dall'amministrazione comunale è quello di evitare che la speranza di molti sia gestita dalle decisioni di pochi. Il comune tende anche a recuperare gli alloggi abusivamente detenuti, perché è stato detto inoltre alla stampa non è più tollerabile che chi non ha diritto sottragga abitazioni a chi ne ha assoluto bisogno. Da oggi, ha dichiarato infine l'assessore Marrocco, le assegnazioni avverranno tramite provvedimento dirigenziale a seguito di istruttoria espletata dal funzionario dell'ufficio. Se oggi l'amministrazione dà una risposta importante, è una risposta che parte dall'idea che anche per la regolamentazione delle case di emergenza è necessario avere dei criteri precisi, determinati, dei criteri grazie ai quali poter dire ai cittadini sempre e per quale motivo nella graduatoria Tizio possa venire prima di Caio, quindi quali possono essere le sue aspettative anche per il futuro con riferimento alle esigenze dell'emergenza abitativa e quindi contestualmente anche quella di poter garantire per il domani una totale trasparenza nella risposta ai cittadini e, se mi è consentito, anche di invertire una rotta precedente, perché in tutto il periodo precedente, io faccio riferimento sicuramente all'ultimo trentennio, vi era stato un principio di discrezionalità che oggi viene a essere assolutamente superato, con criteri certi e una individuazione quindi di casi, di casistiche per le quali verrà attribuito un punteggio preciso a ciascuno dei richiedenti. Lunedì sera è stato indicato da Pescara Futura come il proprio candidato a sindaco di Pescara. Oggi Carlo Masci si è dimesso da consigliere comunale. Era giusto che lo facessi, scrive Masci sulla sua bacheca Facebook, per dare un segnale chiaro in questo momento di confusione in cui sono protagonisti i transumanti della politica che, rinnegando il voto popolare, hanno trasformato il comune in una barzelletta. Troppi cantieri in città che rendono la mobilità asfissiante e creano un danno enorme al commercio. La denuncia della Confesercenti provinciale di Pescara, che chiede la chiusura dei cantieri e una rimodulazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi. Ogni minuto della vita istituzionale e amministrativa del Comune di Pescara deve essere speso per chiudere al più presto i cantieri. È la richiesta del presidente e del direttore provinciale di Confesercenti, Raffaele Fava e Gianni Taucci, pronti a chiedere i danni per ogni giorno di ritardo. In giro, hanno evidenziato in conferenza stampa, ci sono 28 cantieri, troppi, e stanno creando moltissimi danni. I cantieri infatti stanno rendendo asfissiante la mobilità a Pescara, e a pagare il prezzo più alto sono le attività economiche del centro, ormai non più raggiungibili. Alcune attività, hanno evidenziato Fava e Taucci, hanno azzerato gli incassi. Altri due mesi in queste condizioni e resteranno solo le saracinesche abbassate. Il comune, hanno aggiunto, deve fare di tutto per chiudere questa enorme ferita. I vertici di Confesercenti hanno inoltre annunciato l'apertura di un tavolo con i sindacati per rivedere gli orari di lavoro. Vista l'enorme massa di persone che frequenta il centro nei fine settimana, chiederemo ai sindacati maggiore flessibilità e la possibilità di poter ridurre l'orario di lavoro nei giorni feriali e prolungarlo nei fine settimana e nelle ore serali, anche in vista dell'estate. Il pioniere della caricatura nella satira politica italiana, Giuseppe Scalarini, mostra con le sue vignette all'Aquila nel Dipartimento di Scienze Umane dell'Università. Antimilitarismo, strenua difesa della libertà di stampa e delle fasce più deboli della popolazione. Sono questi i sentimenti che vengono fuori in maniera dirompente osservando le 61 vignette firmate Giuseppe Scalarini, esposte fino al 31 marzo nei locali del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università dell'Aquila. Scalarini, mantovano, nato nel 1873 e morto nel 1948, è considerato il pioniere della caricatura di ambito satirico-politico sul territorio italiano. Attivo dal 1911 al 1925 sulle pagine del quotidiano socialista L'Avanti, fu poi costretto a sospendere la sua attività, poi ripresa in forma anonima, a causa delle persecuzioni subite dal regime fascista, venendo anche condannato all'esilio, scontato dapprima nell'isola di Ustica e poi in Abruzzo, a Vasto e Bucchianico. Corpo gracile, anima nobile, matita alla dinamite. Una tripartizione asciutta e calzante che ben si sposa alla figura e alla produzione artistica di Scalarini, che benché risalga ad un'epoca ormai lontana, conserva intatta la sua carica di tagliente modernità. Disegni che, ad esempio, raccontano delle quattro operazioni di guerra: addizione dei caduti al fronte, sottrazione dei beni, moltiplicazione dei disoccupati, divisione della torta al termine del conflitto, o della standardizzazione dell'incitamento all'odio, rappresentato da pugnali e bastoni venduti come oggetti di uso scolastico.
Scalarini, che a questa forza di rappresentazione unisce anche la preconizzazione del futuro. Negli anni 40 del Novecento, infatti, già parlava di Stati Uniti d'Europa. Un'iniziativa meritoria, insomma, quella portata avanti dalla Facoltà di Scienze Umane e rivolta soprattutto ai più giovani, in modo tale che, qualora questi si soffermassero a osservare quelle tavole, possano capire che il più delle volte occorre fermarsi, fare un passo indietro, guardare al passato e così ricevere una spinta per non ripetere errori già commessi. Purtroppo, per quanto è stato possibile vedere, la maggior parte dei ragazzi incontrati nei corridoi dove la mostra ha trovato spazio cammina dritta, non si volta, non prova interesse, è assorta nel suo presente. Un triste passo verso la società dell'omologazione e dell'appiattimento ideologico, proprio quella contro cui Scalarini tanti anni fa combatteva la sua battaglia a colpi di matita. Ed ora la pagina dedicata al calcio. La Virtus prepara la trasferta di Terni. Il centrocampista Casarini potrebbe tornare disponibile. Virtus che entra nel vivo della preparazione con mister Baroni, che è tornato da Coverciano dopo aver partecipato al forum con gli arbitri. Profilo basso, mai accantonato da Lanciano, che lavora tanto e si lamenta poco. Sempre differenziato per Antonio Piccolo, le buone notizie arrivano da Federico Casarini, che sta recuperando alla grande. Addirittura potrebbe tornare a disposizione per la trasferta di Terni. Bene tutti gli altri, tranne De Col squalificato, con la partenza per Terni venerdì pomeriggio dopo la rifinitura. La Serie B è chiamata ad affrontare 3 partite in una sola settimana, tanto insomma sul futuro. Mister Baroni. È chiaro che noi in questo momento non è che siamo l'ultima che arriva e quindi dalla parte degli altri sicuramente un occhio di riguardo ci sarà, però ripeto, per quello che sono i valori in campo, loro è una squadra molto offensiva perché comunque hanno dei giocatori bravi, che hanno gamba, hanno corsa e quindi sicuramente noi dovremmo essere molto bravi a interpretare la partita perché, ripeto, in questo momento conta solo una cosa, il risultato. E questa sera nuovo appuntamento con Rossonero Positivo, trasmissione ufficiale della Virtus Lanciano, ospite rossonero l'attaccante Gianmario Comi. Sul fronte bianca-azzurro, amichevole contro gli allievi per il Pescara, che cercherà di mettere lo sgambetto alla capolista Palermo. Il portiere Pelizzoli intanto si toglie qualche sassolino, come mister Marino non è stato chiaro. Il Pescara fila le armi puntando sul vento in poppa e pensando a tirare lo sgambetto al Palermo. Schiaccia Sassi, rullo compressore sotto la gestione Iachini. Oggi pomeriggio i biancoazzurri hanno disputato un amichevole con gli allievi. Sono tornati in gruppo Rizzo, Balzano e Chiaretti. Ancora assenti Capuano, Samassadi, Francesco, con Milicevic ormai fuori dai giochi per tutta la stagione. Mister Cosmi sembra orientato alla probabile conferma della formazione che ha sbancato il Picco di La Spezia, con l'unica novità nel ritorno di Balzano, che potrebbe occupare la sinistra al posto di Rossi. In città l'atmosfera è di quella delle grandi occasioni, con la squadra che gira, mister Cosmi già nel cuore del popolo pescarese, il fascino del rosanero che richiamerà ben oltre i 10.000 spettatori. Parola a Pelizzoli, che con Cosmi ha ritrovato il posto da titolare tra i pali. Era tanto tempo che ero fuori, ho fatto la partita all'Avellino dopo penso 5 mesi di tra infortunio e non. Quindi la partita col Cesena mi ha caricato ulteriormente. Messo da parte no, perché io mi allenavo per giocare, infatti ho sempre dato tutto in campo e darò sempre tutto in campo. Poi è normale, il mister fa le scelte e stanno a lui. Da dicembre ero pronto e pensavo di rigiocare, ma cioè nel frattempo ha cominciato a giocare Belardi. Sì, ma io cioè nel senso Manu ha fatto benissimo. Sì, però a dicembre è ricominciato. Metà dicembre io ero pronto. No, per ricordare, cioè, non è stata una scelta tattica all'inizio, una scelta dettata da una fortuna fisica. Sì. O no, sempre quello che non stavo detto qualcosa. Che, no, io nel senso lui ha fatto intervista all'inizio dell'anno, no? Quindi lui ha detto le gerarchie e le gerarchie erano sempre quelle. Poi se le ha cambiate in corsa va bene così, cioè nel senso andava bene, però che mi venisse detto anche chiaro, no. Per essere... no.
È tutto, a seguire la nostra rubrica di approfondimento Il Punto e poi la trasmissione Rossonero Positivo. Vi ricordo che servizi, approfondimenti e programmi sono disponibili sul nostro sito tgmax.it. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento sulla rete.